Avere 20 anni significa poter dormire fino a tardi e tirar tardi fino all'alba. Avere la musica in testa e la testa sui libri. Per tutti avere 20 anni significa diventare grandi. E c'è più gusto a festeggiarli insieme. Crispy McBacon compie 20 anni. E per l'anniversario più crispy di sempre, oggi ti aspetta anche con extra bacon. 100% da pancetta italiana. Provalo in tutte le varianti. Buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del Web TG di Fano Informa. Partiamo dalle vostre segnalazioni, andiamo in via Nolfi dove c'è un problema di viabilità. Sentiamo. Dal 4 luglio il tratto nord di via Nolfi è diventato ZTL, ma i residenti protestano per il continuo passaggio di auto. In 5 minuti abbiamo visto passare circa 20 macchine, non sappiamo se hanno o meno il permesso, ma da quello che ci dicono i residenti il dubbio ci viene, anche perché la situazione rispetto a prima del 4 luglio sembra non essere cambiata. Allora, io sono residente qui in Via Nolfi da ormai 10 anni. Inizialmente era una strada chiusa, se no non sarei mai venuta, non mi sarei mai sognata di acquistare una casa in questo punto, perché è pericolosissimo. Io rischio ogni giorno quando esco dal cancello di essere falciata e non rispettano neanche la ZTL che hanno messo da pochi mesi. Le telecamere non ci sono, non sappiamo più a chi rivolgerci, cosa fare. Il DPCM che riguarda le nuove restrizioni ha creato diversi malumori, soprattutto negli operatori commerciali. Sentiamo i vertici di categoria, che cosa ne pensano? Ci sono molte incongruenze, molte cose da chiarire, perché il fatto ad esempio che i tavoli della ristorazione ammessa dalle 5 di mattina alle 24 con tavoli al massimo da 6 persone, poi dall'altra parte c'è un altro articolo che dice che le feste in occasione di cerimonie religiose, penso ai matrimoni, possono essere realizzate con non più di 30 persone, c'è un'incongruenza. Se il mio locale, appunto, sulla base degli spazi che ho, del distanziamento, del metro di distanza tra cliente e cliente, mi consente di avere 200 posti, io faccio tanti tavoli da 6 persone cada uno fino ad arrivare alla capienza massima consentita. Come va chiarito il fatto che in un primo momento un'interpretazione ministeriale era che a mezzanotte si chiude, altri invece, compresa la nostra federazione, dice no, a mezzanotte si chiude il locale dall'esterno, si chiude la cucina, però chi è seduto a tavola finisce la consumazione. Alla provocazione di Ristori Italia di una possibile chiusura in questo periodo piuttosto che eventualmente chiudere sotto Natale, qual è la posizione, qual è la risposta di Confcommercio? Ma io credo che queste provocazioni non andrebbero fatte prima di tutto. Se un rappresentante di una qualsiasi associazione di settore scrive sui giornali chiudiamo la Regione Marche, beh, allora qualcuno gli può venire in mente, beh, ma se anche i ristoratori dicono che è bene chiudere, forse è il caso che io nei ristoranti non ci vado. Cambiamo tono di notizia, parliamo di manifestazioni, anzi parliamo della manifestazione principe del Comune di Fano, ovvero sia il Carnevale. Carnevale sul quale ci sono buone novità, soprattutto per quanto riguarda la vincita di un bando. Sentiamo. Nonostante ancora non sia possibile stabilire una data certa per il prossimo Carnevale di Fano, l'ente carnevalesca continua a lavorare per farsi trovare pronto in qualsiasi momento. Ma sentiamo direttamente dalla presidente Maria Flora Giammarioli cosa stanno facendo in questo momento. È vero, il Carnevale di Fano non si è fermato dal 1347 e non si fermerà nel 2021. Nonostante le grandi difficoltà, in qualche modo il Carnevale si farà. Noi stiamo lavorando per questo e voglio condividere con la città
questo orgoglio. Noi abbiamo partecipato a fine dell'anno scorso ad un bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sul settecentenario della morte di Dante e appunto ci è stato assegnato non solo il patrocinio ma anche un contributo di 10.000 euro da investire appunto sul carnevale dantesco. Quindi sono molto felice di questo, ringrazio Ivan Antoniozzi dell'Ufficio Europa che mi ha aiutato a realizzare la formulazione del bando e quindi io cerco di essere sempre positiva e quindi andiamo avanti nonostante tutto e viva il carnevale. Come ultima notizia vi parliamo di un luogo caro a molti fanesi, un asilo, l'asilo Manfrini sul Porto Canale, un luogo molto evocativo per tanti fanesi, ma anche oggetto di una pubblicazione. Vediamo. Conta la nascita insperata dell'asilo e racconta soprattutto l'impegno straordinario delle direttrici, delle maestre e anche delle famiglie di marinai per far sì che l'asilo continuasse ad esistere e continuasse a fornire un servizio importantissimo per un quartiere isolato dal resto della città e molto povero come era il quartiere del Porto. Protagonisti della storia dell'asilo, le direttrici di cui ho parlato prima, tutte e tre molto volitive, alle quali dobbiamo gran parte del successo dell'asilo. E i bambini sono rappresentati in moltissime foto, soprattutto nei saggi, che erano allora considerati un po' il biglietto da visita dell'asilo. Più il saggio riusciva bene, più l'asilo riusciva ad avere dei regali, degli aiuti da parte del comune o da parte di privati. Bene, questo è tutto per oggi pomeriggio, grazie da parte della redazione di Fano Informa per aver scelto la nostra informazione, informazione che è anche a vostra disposizione come segnalazioni, come avete visto in apertura del telegiornale, o anche per ricevere informazioni attraverso i numeri che vedete in sovraimpressione. Grazie, noi torniamo domani mattina con giornali e caffè e poi domani pomeriggio alle ore 18, sempre qui su Fano Informa con il Web TG. Arrivederci. Avere 20 anni significa poter dormire fino a tardi e tirar tardi fino all'alba. Avere la musica in testa e la testa sui libri. Per tutti avere 20 anni significa diventare grandi e c'è più gusto a festeggiarli insieme. Crispy McBacon compie 20 anni e per l'anniversario più crispy di sempre oggi ti aspetta anche con extra bacon, 100% da pancetta italiana. Provalo in tutte le varianti.